Qui abbiamo una sorpresa, siamo qui noi, non so se riesce ad inquadrare questa mappa. Siamo al punto 2. Punto 2, questo cunicolo fa una improvvisa chicane, diremmo oggi in termini da circuito. Perché questa chicane? Il cunicolo continuava a dritto oppure a un certo punto hanno dovuto cambiare direzione per qualche motivo? Qui vediamo che quest'opera, questa muratura qui, è stata fatta nel 1691. Non è detto che sia la costruzione del cunicolo, ma può darsi un'opera di rinforzo creata in questo momento qui. Allora, qui, come vedete, continua la serie di sedimenti plioscenici, questa alternanza di ghiaie e sabbie che in certi punti sono veramente belli da vedere, perché se ci si fa caso si vedono tutte queste stratificazioni inclinate, fanno pensare proprio alla deposizione della sabbia sulla spiaggia. Immaginatevi una spiaggia di 4 milioni e mezzo di anni fa. E queste zone che invece hanno i ciottoli, i materiali più grossolani, sono probabilmente legate a momenti in cui il clima era molto più tempestoso e dai fiumi arrivava più materiale grossolano. Poi c'era un periodo calmo e ritornava materiale fino, sabbioso, poi ritornava... E questa alternanza sicuramente si è ripetuta nell'arco dei milioni di anni tantissime volte. E questa si può vedere nei vari passaggi. Si può vedere in questo punto che il cunicolo prosegue in maniera rettilinea per almeno 100 metri da qui, e questo cunicolo ha un'altezza abbastanza regolare, mentre dalle altre parti era stato rinforzato in vari punti, c'erano varie variazioni di altezza. Questo vuol dire che siamo su un materiale che dal punto di vista della sua consistenza, della sua compattezza, più compatto. Vedete qui come si vedono bene queste stratificazioni incrociate che segnano i vari episodi di deposizione sulla spiaggia. Mentre al piede vediamo tutte le venute d'acqua, perché noi stiamo camminando esattamente alla base di questa serie permeabile e sotto abbiamo la serie impermeabile. Quindi queste acque sono poi acque ricche di carbonato di calcio. Perché? Perché tutti questi materiali che costituiscono questa serie provengono dalle colline circostanti. E qui, ad esempio, a Trequanda ci sono degli affioramenti di rocce carbonatiche imponenti, quindi questi ciottoli sono anche ciottoli di natura carbonatica. L'acqua piovana che prende in soluzione l'anidride carbonica è capace di dissolvere il carbonato di calcio, poi quando arriva qui esce fuori, cambiano le condizioni chimico-fisiche e l'acqua rideposita il carbonato di calcio. Qui vedete una deposizione proprio di acqua, qui si possono vedere proprio i cristalli di calcite che si formano anche in superficie galleggiando su quest'acqua che fuoriesce. Qui si può vedere la canaletta che porta all'acqua, che qui sotto ora è sporca l'acqua. Comunque sotto questo mattone c'è un foretto da cui si può vedere che esiste questa canaletta che porta l'acqua fuori. Ma fino qui l'acqua fino a dove può arrivare? No, qui l'acqua non arriva sopra questo livello attualmente. In passato era una cosa diversa. Perché? Perché in passato era più alta quando il cunicolo non c'era. Perché la falda era sicuramente più alta. Ma queste date sono graffiti fatti da persone che probabilmente entravano o per curare i cunicoli o per curare la venuta d'acqua. Manutenzione. Certo, quindi questi qui sono graffiti, di incisioni ne abbiamo trovate tantissime, quindi spesso erano persone che si mettevano lì a lasciare un segno della loro presenza, anche all'epoca andava. Ma l'importante è che improvvisamente, da un cunicolo che è regolarmente con quell'altezza lì, si arriva ad un'altezza di circa 6-7 metri improvvisamente e con dei grossi rinforzi. Questi ci sono 5 archi
più questo imbocco qui, che devono avere una qualche spiegazione, altrimenti non è che uno si mette a costruire sottoterra questi archi così.